Non accetterò altre iscrizioni se non di gruppi che non hanno parlato. Prego, consigliere Calise. La ringrazio, Presidente. Colleghi, settimana scorsa, esattamente 7 giorni fa, i cittadini di Viale Argonne fino a Risorgimento sono scesi in piazza per chiedere una modifica ai progetti di M4. Avrete visto le foto con Viale Argonne invasa dai cittadini che hanno fatto questa pacifica fiaccolata, con la semplice richiesta di rivedere i progetti. Oltre a questa richiesta, ovviamente nei confronti della politica, è arrivato anche il parere della soprintendenza che doveva esprimersi sulle opere di cantiere al lungo l'asse Argonne-Indipendenza. Infatti queste sono vincolate e la soprintendenza ha espresso alcuni concetti. Ha chiesto prima di tutto una riduzione ulteriore degli alberi da abbattere, 69, da quanto è segnalato nel documento, e diverse prescrizioni sulle attenzioni con cui trattare gli alberi in tutto il periodo di cantierizzazione. Da qui nascono alcune osservazioni. Prima di tutto, la domanda, e mi rivolgo all'assessore Rozza perché è l'unico presente della giunta: perché stiamo andando avanti con i cantieri? Ieri mattina sono andati avanti, oggi pure. Non abbiamo i progetti, li stiamo riformulando secondo le indicazioni della soprintendenza e noi andiamo avanti lo stesso? Come stiamo andando avanti? Noi abbiamo segnalato diverse anomalie nel tempo, da quelle dei platani di Lorenteggio, che sono stati, non so se ricorderete, l'albero su cui mi ero arrampicato simbolicamente, quell'albero e insieme agli altri sono stati abbattuti senza autorizzazione ERSAF per il cancro colorato, che è una malattia dei platani. Quello è un esempio. Altre indicazioni della soprintendenza. La soprintendenza dice: non dovete rovinare gli alberi, dovete proteggere le radici di quelli che non vengono toccati durante il periodo di cantiere e mettere una recinzione che li protegga. Cosa è successo l'altra mattina? In risposta forse alla fiaccolata di lunedì, la risposta è stata sostituire i leggeri recinzioni del cantiere con i New Jersey di cemento armato. Questi sono stati posizionati esattamente sopra le radici dei filari di alberi, esattamente all'opposto di quanto ha chiesto la soprintendenza. Altro elemento: mentre posavano questi gersi in cemento, le gru abbattevano spostandosi i rami degli alberi che teoricamente, sempre secondo questo mistico parere della soprintendenza, dovevano essere recintati, rompendo nidi, rompendo alberi, rami e chissà anche qualche nido, dato che siamo in periodo di riproduzione degli uccelli. Abbiamo chiamato la Guardia Forestale, abbiamo chiamato la Polizia Provinciale, ora Polizia Metropolitana, competente in materia. Nessuno di questi due soggetti aveva il parere ancora della soprintendenza, quindi la domanda è: chi deve controllare come stanno facendo i cantieri? Chi è aggiornata su come debbano essere posti? Questi sono semplici elementi, ma noi ne stiamo tenendo traccia e speriamo di non dover arrivare a una battaglia legale. La richiesta quindi è semplice: ascoltare i cittadini che sono scesi in piazza, interrompere temporaneamente i cantieri, anche per uscire dal periodo sfavorevole in cui abbattere o potare alberi, condividere assieme alla cittadinanza i progetti e poi riprendere. Perché se Viale Argonne fino Indipendenza ha il parere della soprintendenza, ci sono state altre situazioni dove gli alberi sono stati ridotti rispetto ai progetti iniziali a livello di abbattimenti come solari, ma non è che le altre aree della metropolitana non hanno diritto a queste riduzioni semplicemente perché o non hanno il parere della soprintendenza o non hanno un comitato forte come a livello di competenze da un lato e economicamente dall'altro, che hanno fatto un ricorso come solari? E qui la questione è politica, non è che dove c'è un comitato che ha questa forza o dove c'è il parere della soprintendenza che ti obbliga, allora riguardiamo i progetti e riduciamo gli alberi e nei quartieri popolari in Lorenteggio no, andiamo avanti ad abbattiamo frattini come se nulla fosse. Questo non è giusto. Quindi stop in tutti i punti dei cantieri, riguardiamo i progetti assieme, abbiamo fatto un accesso agli atti per avere i progetti definitivi ma non ho ancora ricevuto risposta, e ripartiamo. Ma in questa maniera condivisa con i cittadini, perché sennò dai 1.000 che erano, secondo la questura, quindi il dato reale sarà lievemente superiore, che erano in Argonne
una settimana fa, diventeranno 2.000 infrattini se si continua a non ascoltare i cittadini e ad imporre, diciamo, progetti anche maldestramente, visto gli errori in fase di cantierizzazione. E assessore Rozza, chiedo a lei di farsi tramite per i suoi colleghi, di interrompere adesso, ascoltare le esigenze dei cittadini e ripartire in maniera condivisa. Grazie. Sì, consigliere Calise, io come presidente non intervengo.